Tutto ok, Gianluca? I tre forcellini, quartiere di Padova, indossate pure le cuffie, tre matematici, sono andati molto forte. Avete accumulato 139.000 euro, come detto. Allora, in questo gioco mi sentite bene? Sì. Perfetto. Allora avrete, come sempre, due jolly, solo in quelle occasioni potete parlare insieme, d'accordo? Possiamo partire? Allora facciamo entrare l'ultima catena. Cominciamo da Alessandro. Dorata F. Ciambella. Alessandro. Gioco il jolly. Subito il jolly, allora, attenzione, entra un'altra lettera. Dorata F. R. Ciambella. Dorata vuol dire fritta. Esatto. Una quel buco. Ce l'hai, Alessandro? Sì. La parola è fritta. Fritta? Perché quando fritta è dorata, cioè ha il colore dorato, sì. E una ciambella fritta. Sì, la pietanza fritta dorata con pastella e farina e una ciambella fritta. Giusto, andiamo da Gianluca. Ciambella B. Bilancio. Gianluca. Buco. È la ciambella al buco e un buco nel bilancio, un buco, un di, buco bilancio. Di bilancio. Un ammanco, esatto. Di denaro. Giusto. Molto bene, andiamo da Simone. Bilancio. PX. Simone. Pareggio, il pareggio di bilancio, la, legislativamente, e nel calcio X indica il pareggio. Bilancio in pareggio quando le entrate sono uguali alle uscite. E la X nel calcio è il pareggio, incontri sportivi nel calcio. Molto bene, finito il primo giro, molte premi intatto. Andiamo da Alessandro. X, F, presenza. Alessandro. Gioco il jolly. Giochiamo il jolly. Stanno lì per questo, tranquilli. Firma. XFI. Okay. Presenza. Firma. Buono, perché abbiamo un'idea e lo sbagliamo. Anche di fisica. Cos'è? Firma. Alessandro? Firma. Una firma di presenza e chi invece si firma con X. Chi non sa scrivere. Non sa scrivere, si firma. Mette una X. Giusto? Andiamo da Gianluca, presenza, G, telefonico. Gettone. Perché? Perché il gettone della presenza è un gettone telefonico nelle cabine telefoniche. Il vecchio, esatto. Gettone telefonico, sì. E il gettone di presenza che ha un compenso simbolico, per esempio le partecipazioni a trasmissioni e manifestazioni. Molto bene, adesso possiamo chiudere la catena, Simone. Telefonico C, passante. Molte premi ancora intatto. Simone. Contatto, un contatto telefonico e passante, contatto, vediamo. Purtroppo no, dimezziamo, ma aggiungiamo una lettera. Alessandro, telefonico CE, passante. Alessandro? Cellulare. Cellulare, telefonico, passante. Vediamo. Centralino.
centralino, il telefonico, è un centralino passante che smista direttamente le chiamate per l'esterno. Però arriviamo con un importante montepremi, 34.750 euro è il valore dell'ultima parola. Amici, giocate anche voi con noi da casa. Partiamo da passante. Passante, TA, E finale e il terzo elemento. Perfetto. Passante è della cintura. Passata la cintura, ok. Una persona, un passante. Passante di Mestre. Esatto, sì, la strada. Autostrada, tipo una scorciata. Ok. Tangenziale. Tangenziale, è molto bello. Se no, qualcuno che cammina. Una persona che cammina. Un tale. Un tale. Un passante, un tale. Beh, non è male, eh. Teniamocela buona. Sì, esatto. Se no, il passante della cintura. I pantaloni. Voglia raggiungere. Le taglie, boh. Anche se non credo. Non credo abbiano le taglie. Neanche io credo, però mi è venuta. Altre cose con passante. A me piace molto tangenziale. Anche sì, tale. Sì, sì. Intanto continua a pensare, poi sì, caso mai io pensiamo. Io comprerei. Passante. Cos'altro può essere un passante? Cosa fa un passante? Taglia la strada, tagliatore. Nel calcio non c'è il passante, vero? No, passaggio filtrante. Sì. Filtrante. Se non un passante non è tipo un tirante, un cavo. Un passante. Ah sì, ho capito cosa intendi. Però con ta non mi viene niente. No, neanche a me. No. Con la cintura non ci viene niente. No. È un bel collegamento. Sì, anch'io, però anche tangenziale è un bel collegamento. Molto bel collegamento, mi tenta. No, no. Allora, se devo votare. No. Compro. Contro. No, altro, dai. Allora, Gianluca, che volete fare? Abbiamo idee, ma compriamo il terzo elemento. Acquistiamo il terzo elemento? Allora. Sì. Iniziamo. Non ve la sentite di rischiare? Non alla prima puntata. Non alla prima puntata, giustamente. Speriamo allora, che ce ne siano altre. Dimezziamo. E vediamo il terzo elemento. Certo. Tale. Ci sta. Un certo. Tale non è malissimo. Non so, però. Non allora, certo. Certo. Certo, è sicuro. Sicuro. Totalmente certo. No. Non sono certo. Sono in quel senso certo. Però si dice un certo. Sì, però sarebbe la stessa cosa con passante. Non sono sicuro. Esatto. Hai ragione. Certo. Oppure certo nel senso di sì, certo. Tipo un'affermazione. Tipo sono d'accordo. Se fosse un avverbio, tipo. Talmente. Certo. Potrebbe anche essere un altro participio, che è anche un aggettivo. Certo. Ta, ante. Fatto è un ta. Ta, ente. Allora, Gianluca. Proviamo tale. Toglietevi le cuffie. Qual è il ragionamento che abbiamo avete fatto, pensato, quello finale? Abbiamo pensato che un passante può essere un tale. Nel senso di persona e lo stesso collegamento con certo, una certa persona, un tale. Avevate però anche altre parole? Tangenziale avevamo, con passante, però con certo non ci veniva niente, tipo tangenziale certo non ci veniva niente e le altre parole non ci piacevano tanto. Allora, tra tutte quelle che avete detto, anche stasera c'è la parola di oggi. Il terzo elemento ha dato qualcosa di importante, ma ci sono varie accezioni. Scopriamole insieme. L'ultima parola di oggi è Porcellini, 17.375 euro, un passante, un tale,
un tale Marco. Bravi ragazzi, appuntamento a domani con voi. E con voi, buona serata, adesso il TG1. A domani, ciao.